Cari ascoltatori, augurando a tutti voi una buona serata, vi invitiamo all'ascolto della trasmissione Vivere oggi la nostra fede, meditazione spirituale a cura di Francesco Vitale, a cui diamo la parola. E buonasera, buonasera da Francesco Vitale in studio da Radio Mater e buonasera anche dal pubblico che abbiamo questa sera. Una puntata speciale, amici e amiche di Radio Mater, di Vivere oggi la nostra fede che facciamo dalla parrocchia, da uno dei locali della parrocchia Basilica di San Giuseppe al Trionfale, da dove di solito andiamo in onda anche il quarto sabato del mese con il parroco Don Vladimiro, che è qui con noi. Buonasera Don Vladimiro. Buonasera, questa sera tocca a me farvi così, darvi il benvenuto, fare gli onori di casa, ben volentieri lo faccio. E anche sull'onda, diciamo, di questi schiamazzi, di questi applausi, proprio per entrare nel cuore di questa testimonianza, di questi racconti che questa sera sicuramente, di quali sarete coinvolti e vi piaceranno, ne sono certo, ne sono sicuro, perché ho già visto alcuni assaggi così qui questa sera. Questa è la sede provvisoria di Radio Mater, no, mi pare, Francesco? Provvisoria, romana, ufficiosa. Quindi invochiamo lo Spirito Santo, perché sì, veramente sia abbondante, ma soprattutto attraverso i racconti, le testimonianze, possano toccare, smuovere il cuore, la mente e l'anima di tantissime persone che ci seguiranno questa sera. Buona serata. Grazie Don Vladimiro, che comunque sarà ovviamente presente con noi nel corso di questa puntata e tornerà anche ovviamente perché io lo sto col ditino indicando, quindi insomma è una potrebbe sembrare minaccia, ma non è così, ci mancherebbe, insomma tornerà poi per la benedizione finale e parleremo di adozioni. Già vi anticipo di queste cose, sarà un bel viaggio e gli amici e le amiche di Radio Mater sanno quanto a me piace usare la metafora del viaggio radiofonico e sarà un bel percorso. Viaggio perché gli ospiti ufficiali della puntata hanno fatto un bel viaggio dalla Toscana, anzi, visto che ci piace, facciamo già arrivare il microfono a questa meravigliosa famiglia che appunto è partita da Arezzo, vero? Presentatevi, vai. Buonasera, grazie dell'invito, grazie dell'accoglienza. Sono Laura, moglie di Filippo, e veniamo dalla provincia di Arezzo. Quindi possiamo saltare Filippo? No, Filippo, assolutamente sì, io il libro l'ho solo guardato, lei che lo scriveva, per cui va bene così. Sono... Ci sono anche i figli e parleremo soprattutto di loro, ma noi non ci facciamo preoccupare se eventualmente sentirete anche dei rumori di fondo in questo senso, perché il bello della diretta è anche questo. Sì. Finché non vediamo scorrere il sangue non ci preoccupiamo. Promettiamo bene. Un bel pubblico, fatevi risentire, perché ecco chi c'è. Esatto, così. La puntata promette bene, quindi ci faremo compagnia nel corso di questa trasmissione. Io ringrazio soprattutto Silvia ed Enrico che sono in regia, speriamo di non farli sudare troppo questa sera dalla regia centrale di Alba Villa, e quindi li ringraziamo perché permettono la messa in onda, ecco, di questa puntata. Come sempre, un saluto a voi amici e amiche che ci state seguendo, come sempre siete voi a rendere possibile questa puntata, e quindi potrete intervenire in qualunque momento con le domande, le curiosità o anche qualche spunto di riflessione che affronta il tema delle adozioni, e tra poco vi spiegherò anche in che senso parleremo appunto di questo tema. Diamo i numeri, come diceva qualcuno, e quindi da qualunque momento, da qualunque posto ci state ascoltando, potete interagire con noi inviandoci i vostri messaggi all'indirizzo di posta elettronica diretta @radiomater.org. Muniti di cellulare, lo sta facendo anche il nostro Filippo in questo momento, potete mandare un SMS al 331 79 14 523, lo ripeto, 331 79 14 523. C'è anche la nostra pagina Facebook di Radio Mater a vostra disposizione. Se non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace, così sarete aggiornati anche su tutto quello che accade nel corso della giornata. Il nostro sito internet www.radiomater.org, da qui potete ascoltarci anche in streaming e soprattutto potete riascoltare questa e tutte le altre trasmissioni che nel corso della settimana potete seguire qui
su Radio Mater. C'è anche l'applicazione, il satellite, insomma ci sono tantissimi modi per poterci seguire. Più tardi, poi per i più tenari e più coraggiosi, apriremo anche le linee del telefono e quindi potrete intervenire anche in viva voce. Perché un tema sulle adozioni? In realtà noi avremo modo e anche il pretesto di presentare un libro che possiamo dire racconta un po' la storia e il percorso dei nostri Filippo e Laura, però un evento, non è che son venuti, pensate, dalla Toscana, sono arrivati qui a Roma, staranno un po' di giorni, avranno anche la possibilità, perché sembra almeno per gli amici di Roma che oggi è arrivato il caldo quello serio, almeno oggi veramente qui faceva caldo, anche di visitare un po' la città, ma anche avere l'opportunità anche di parlare di un tema così importante. Un tema, dicevamo, voluto dal movimento Pro Santitate. Lo sapete, sono ormai i nostri amici, hanno la Fidelity Card qua a Radio Mater. E con noi c'è un'amica ormai della radio, che è Vittoria Terenzi. Benvenuta, Vittoria. Aspetta, Vittoria, che non ti avevo aperto il microfono, quindi ecco, benvenuta. Eccoci. Grazie, Francesco. Grazie Radio Mater, che spesso ci ospita. E un saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa. Perché se un incontro come questo e organizzare soprattutto un convegno dedicato appunto alle adozioni? Beh, diciamo, partiamo dalla famiglia. Noi come Movimento Pro Santitate, ma poi penso come tutte le realtà a cui siamo in una parrocchia, siamo una famiglia di famiglie, ci piace sempre dire questo. Siamo una famiglia di famiglie, ogni anno abbiamo un tema dell'anno che un pochettino ci scandisce la nostra formazione e tutte le nostre attività. Quest'anno il tema è la fraternità e siccome la fraternità si impara in famiglia, ci è piaciuto parlare oggi di famiglia, di una famiglia che ha una particolare vocazione. Quindi ecco, poi vi diranno, non vi svelo nulla, vi diranno tutto Laura e Filippo. Ti tengo ancora in causa, ti chiamo ancora in causa perché il tema di cui andremo a affrontare, come dicono i grandi giornalisti, ci permette di stare sulla notizia, sul pezzo, a pochi giorni possiamo dire dall'uscita dell'esortazione apostolica di Papa Francesco proprio sulla santità. Credo che il tema che andremo a affrontare, che avremo modo anche di commentare insieme, quando ci permette di mettere in pratica forse proprio un capitolo di questa esortazione apostolica. Che dici, Vittoria? Beh sì, parlavamo prima di quando il Papa dice siate i santi della porta accanto, no? Questo è rivolto un po' a ciascuno di noi. Il Papa ci ricorda che la santità è per tutti. Nessuno di noi è già santo, però siamo tutti in un cammino che si gioca nella vita quotidiana. A me piace molto quando poi alla fine dell'esortazione apostolica Papa Francesco parla di cinque strade, no, che si possono percorrere nella vita attuale. La prima è sopportazione e pazienza. Penso che sia una cosa che è molto comune nelle famiglie, ma anche comunque nella vita quotidiana. Quindi, ecco, una santità che si gioca nelle piccole cose che poi fatte con amore diventano grandi. Iniziamo allora questo viaggio, Vittoria, ovviamente torneremo a interpellarti nel corso di questa nostra chiacchierata e quindi conosciamo un po' più da vicino Filippo e Laura, che è un po' anche la loro storia. Anticipo un po' quello che dicevamo prima di entrare in onda con il buon Filippo, se Papa Francesco nel corso dell'incontro a Molfetta, nei luoghi appunto ricordando Don Tonino Bello, parlava appunto di una personalità e dell'essere contemplativi. Qui abbiamo come dicevamo, un programmatore, giusto? Programmatore, sì. Un informatico e un insegnante, un po' come... Io recito la parte del programmatore, quindi faccio il programmatore in un'azienda. E mia moglie invece si sobbarca tutto il lavoro che il preside le lascia quando va a divertirsi a fare le sue gite all'estero. No, a parte gli scherzi, io faccio l'informatico e lei è un insegnante che però ha delle responsabilità dirigenziali perché fa parte dello staff della presidenza. Come vi siete conosciuti? Come nasce un po' anche la vostra storia? Male, malissimo, ecco. È stato un incidente di percorso perché io diciamo la volevo sfruttare un po' come insegnante di sostegno alle superiori,
Poi però me ne sono innamorato involontariamente, assolutamente involontariamente, giuro, non è stato qualcosa di intenzionale, e nel 92 ci siamo fidanzati, ancora in seconda superiore. Terza. Terza, sì, terza, vabbè, io un po' una l'ho ripetuta, credo, non ricordo. Comunque, il fatto è stato che più volte nel corso degli anni successivi ho provato a lasciarla o a farmi lasciare. Ma lei ha insistito a rimanere con me come se veramente fosse una sua vocazione quella di farmi da assistente, e quando mi ha chiesto ci sposiamo io le ho risposto l'8. E lei mi dice l'8 di che? Pensando l'8 per non mi sposare, io lo faccio di tutto per rimanere lontano dal matrimonio. E poi invece l'8 dicembre del 2001, credo l'ultimo lotto disponibile, ci siamo sposati, siamo convolati a nozze e abbiamo dato via alla nostra famiglia. Una famiglia che è raccontata in questo bel libro, il Centuplo Quaggiù, Adozioni Internazionali e Tanta Provvidenza. Avremo modo magari anche nel corso della serata di leggere qualche pagina che un po' caratterizza, se vogliamo, Laura, un po' la vostra storia, questo vostro percorso. Adozioni e Tanta Provvidenza. Che significa? Perché? Dunque, nel nostro percorso di fidanzamento siamo cresciuti in una comunità fatta dalle suore domenicane, che hanno una casa di preghiera vicino a dove abitiamo, curavano un gruppo di giovani universitari, per cui la nostra formazione è stata tutta lì. E quindi siamo cresciuti con i testi di Caterina da Siena, abbiamo deciso di sposarci, ora al di là delle battute, credendo fermamente che fosse la nostra vocazione quella di formare una famiglia. E ovviamente una famiglia non è mai solo marito e moglie, quindi il desiderio dell'apertura ai figli, di fare una famiglia, di costruire una famiglia numerosa, per noi c'è stato da sempre. Poi ci siamo resi conto che le cose forse non erano proprio come secondo i nostri piani, e quindi diciamo che ci siamo affidati alla provvidenza, abbiamo cominciato un cammino di discernimento che non è sempre stato rose e fiori, anzi ci sono stati anche dei momenti di sofferenza e di dubbio. Mai abbiamo pensato a perseguire tecniche di procreazione extracorporea o altro, quello non è mai stato preso in considerazione, avevamo ben chiaro cosa era la strada della Chiesa e del Magistero. Pur essendoci state giornate più nere, e quindi niente, ci siamo subito incamminati nel percorso dell'adozione, sicuri che la provvidenza ci avrebbe fatto capire qual era la nostra strada, perché poi in questa strada principale, diciamo così, alcune svolte delle volte le abbiamo dovute decidere e scegliere, pregando e chiedendo appunto allo Spirito Santo perché ci illuminasse su qual era la via pensata per noi. La via pensata per voi. Noi siamo abituati da esterni a vedere il tema delle adozioni come una scelta, un percorso, però provo a mettermi nei panni di due coniugi che hanno il desiderio appunto di intraprendere, lo hanno fatto nonostante la continua lotta appunto del buon Filippo, di costruire una famiglia. Quindi magari più o meno inconsciamente o anche visibilmente ci sono dei sogni, dei desideri, delle aspettative, e poi dopo si deve intraprendere una strada che non è quella, ok, inizio l'adozione, è quella dell'affido. Spieghiamo bene anche a chi ci ascolta com'è questo percorso, perché è duplice, no, Filippo? Da una parte comprendere qual è la mia aspirazione, il mio desiderio, ma anche caricarsi di un percorso che non è proprio diretto, no? Ma guarda, veniamo adesso da un'altra conferenza nella quale abbiamo parlato sia di affido che di adozione, grazie alla presenza di due nostre care amiche che sono Sanghita Bonaiti e Giusy Musumeci, e noi abbiamo parlato di affido distinguendo nettamente le due attività. E questa attività noi l'avevamo intrapresa precedentemente a quella dell'adozione, ma sostanzialmente non confondendo le due cose, perché sono due cose totalmente diverse che hanno due finalità completamente distinte e che, per le quali servono competenze anche completamente diverse e anche delle capacità, diciamo, secondo me superiori per quello riguarda l'affido rispetto all'adozione. Nell'adozione c'è uno scambio, cioè tu diventi genitore e i figli che adotti
in qualche modo diventano parte della tua famiglia. L'affido no, l'affido diventa un dono, rimane un dono completamente gratuito a un'altra famiglia per la quale fai un po' da tutore ai figli e per questo motivo non hai nessun diritto e non hai nessun ritorno netto a te stesso. Quando noi ci siamo sposati, in realtà il nostro progetto ce l'avevamo ben chiaro in testa, era un progetto da famiglia bene. Sì, mettiamo su il nostro nido, ci mettiamo dentro un paio di figlioletti fatti in casa, homebrew, come si dice, come la birra, e poi dopo, da bravi cattolici, lasciamo spazio per qualche bambino più sfortunato. Ecco, questo progetto era un progetto umano. È stato bello vedersi rivoltare come dei calzini da Dio che ha fatto totalmente l'opposto del nostro disegno. Ha fatto in modo che noi dessimo spazio a due bambini per poi dopo arrivare con il centuplo qua giù, cioè con un regalo in un momento di silenzio anche nella preghiera, perché non stavamo chiedendo veramente niente, ed è arrivata Elisabetta fatta in casa, okay. Che è qui presente, no? Tra le sì, altre, è quella che sposta quindi... la sedia laggiù, esatto, che si sente ogni tanto. Senti dei rumori, poi saluteremo anche Elisabetta, ma qui ci sono altri doni. Qualcuno, uno in particolare, la nostra Laura lo sta tenendo in braccio in questo momento, è il mio preferito perché ha 6 anni, ricordo bene, giusto? Il nome? El Macho. El Macho, come ti chiami? Dai, hai la possibilità di parlare. Mi chiamo Samuel Fiani. Più forte. Mi chiamo Samuel Fiani. Samuel, ecco. Una cosa, io ora voglio giocare niente da me. Che cosa ha detto? Non abbiamo se meglio è come... Mi sembra sufficiente. Esatto. E, Filippo, giustamente anche questo percorso, questo stravolgimento, come vedete, ecco, sono presenti, cioè, veramente è un dono, no? Anche questo lo avete riconosciuto come un dono. Credo di aver letto nel libro, comunque anche nella vostra anche storia del percorso, che in qualche momento voi avete anche desiderato, lo stavi dicendo prima, era un progetto diverso, però anche quello di certo. Dare un aiuto, quindi anche il tema delle adozioni. Come avete vissuto anche questo stravolgimento, no? Soprattutto prima poi di essere, come dire, benedetti anche da questa provvidenza che quindi vi ha permesso poi dopo di... È un percorso che si fa a tappe, e le tappe iniziano prima del matrimonio. Perché durante il fidanzamento è necessario affrontare bene il tema della paternità e della maternità. Perché quando poi ci si sposa, se si arriva dopo ad affrontare certi temi, si rischia di avere delle sorprese da quello che è diventato il tuo coniuge. Noi abbiamo avuto la fortuna di parlarne prima. E anche se, voglio dirla in maniera spicciola, spero di non essere frainteso, l'adozione inizialmente era il piano B, sì. Purtroppo mi sento di dire che è un modo sbagliato di pensarla, e farlo diventare il piano A è stata semplicemente una tappa di ragionamento successiva. Cioè, di fronte alle difficoltà oggettive della procreazione naturale, per noi è stato automatico prendere in mano un altro argomento affrontato. Ora, è stato preso in mano dopo perché... naturalmente si cerca di avere dei figli naturali, cioè non voglio dire che sia da matti, ma è quantomeno strano che qualcuno si sposi per adottare senza provare a avere dei figli. Per cui viene conseguenzialmente successivamente al primo tentativo di pensare all'adozione. Comunque averci pensato prima del matrimonio è stato per noi la nostra salvezza, la nostra fortuna, che ci ha permesso di arrivare all'argomento senza avere nessuna discussione. È stato un altro passo naturale. Volevi dire qualcosa, sì. Laura? Sì. Sì, perché la frase, diciamo, che ci ha accompagnati in quel momento e poi anche molto dopo, è una delle cose che ci aveva detto la suora che ci ha preparato al matrimonio. Ci diceva, i figli sono tutti in affido. Comunque arrivino, da qualunque parte arrivino, quanto tempo staranno con voi, è Dio che li affida a dei genitori perché li crescano, in cambio, chiaro, di uno scambio d'affetto, è ovvio che c'è amore tra genitori e figli, però sono in affidamento, sono altro da noi, non sono una prosecuzione di me stessa sulle quali io poi riverso aspettative, desideri, no, è altro da me, è un figlio di Dio
che per grazia è anche in quel momento, cioè in quel momento, per grazia in quel momento è diventato anche mio figlio. E il percorso che poi ci ha portato anche un po' a andare in giro, a scrivere il libro, è veramente il desiderio di far vedere il bello del percorso dell'adozione, perché nella nostra esperienza di coppia adottiva, che oramai dura da più di 12 anni tra le pratiche e tutto il resto, abbiamo troppo spesso trovato situazioni in persone tristi, che vivevano l'adozione come un ripiego, l'ultima spiaggia, poverini, non possono fare altro, le hanno provate tutte e oramai non gli è rimasto che questo. No, l'adozione non è questo, noi l'abbiamo vissuta in tutto un altro modo e il desiderio grande è proprio di testimoniare quello che è la gioia di essere genitori in questo modo, che non è assolutamente uno scarto, visto che parlavamo... Esatto, la gioia di testimoniare, la bellezza di testimoniare la gioia e anche la positività, e lo dico sempre a beneficio di chi ci ascolta, Laura e Filippo sono due persone normali, spesso si esagerare, non offendere. No, vero, un po' meno, però insomma diciamo almeno per i presenti che sono qui, ma per dire che quanto spesso si pensa... E ritorniamo, l'ho appena accennato prima con la nostra Vittoria, no? della santità, no? Il movimento Pro Santitate che un po' ha sponsorizzato, possiamo dire, questa serata, ci ha sempre invitato, no? al messaggio del loro fondatore, il servo di Dio, Monsignor Guglielmo Giaquita, che la santità è qualcosa alla portata di tutti. Tutti siamo chiamati alla santità e possiamo iniziare questo percorso. Qui io vedo un esempio, per carità, non, come già Filippo mi guarda male, dice santo io, ecco, però per dire che abbiamo delle persone normalissime, con tutti i problemi, lo possiamo testimoniare, siete arrivati qui in studio con largo anticipo, con i figli da sistemare, con delle pizza. Ore. C'era anche la pizza. Era l'anticipo per quello. Ecco, avete sentito, persone normalmente normali, posso usare che mangiano. Che mangiano, esatto, che vivono la quotidianità, ma che, come giustamente diceva Laura, hanno avuto un approccio diverso nei confronti di questo percorso delle adozioni. Percorso che non è molto semplice dal punto di vista burocratico, perché dobbiamo dire anche questo, che insomma... Ma io non ho fatto niente per la burocrazia, non mi è sembrato molto difficile. Sentiamo la serie del gruppo, vai, vediamo un po', allora, Laura. Ecco. Dall'alto delle mie due pratiche, complete per l'adozione di due figli, penso di avere il diritto di parlare io. Mio marito ha fatto un'unica fila, un unico giorno, e la porta che ha sbattuto io credo che stia ancora tremando, al che ho deciso che avrei continuato a seguire la burocrazia da sola. Ecco. Il percorso è vero, il percorso non è semplice, non è neanche breve e soprattutto la difficoltà grande di affrontare questo percorso è la solitudine in cui si ritrovano le coppie quando iniziano, perché quando una coppia, magari anche con la sofferenza nel cuore perché ha dovuto elaborare la questione di non poter procreare, perché non è, certo, insomma, è inutile nascondersi dietro, certo, un dito, non è certo una cosa di cui uno ne va fiero oppure ne è la sbandiera ai 420, deve cominciare a chiedere delle pratiche, di quali fogli e così via, non sa a chi chiedere. Ora, qui a Roma siete fortunatissimi perché avete un ufficio splendido, ne ho testimonianza diretta, che accompagna fin dal primo giorno le coppie che decidono di intraprendere questo percorso. Però è l'unico che conosco in Italia, non solo nelle grandi città, ma poi se si va a cercare nei paesi piccoli, certo, dove abitiamo noi, insomma, noi abbiamo un paesino da 12.000 abitanti, quindi insomma una realtà veramente minuscola. Come si chiama il paesino? Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo. Di Arezzo, quindi, esatto. Che è il suo, il mio sarebbe San Giovanni Valdarno, che è una città molto... cominciamo a fare... Ben 15.000 abitanti, esatto. 19.000 abitanti, siamo quasi a livello di una metropoli, insomma. Quindi iniziare ad andare a chiedere in una realtà che non sia Roma vuol dire cominciare a bussare porte che più delle volte restano chiuse. Quindi c'è da elaborare il problema, la tristezza, il fatto che magari ancora non se ne è parlato in casa o con gli amici, e trovare una fila di porte chiuse
qualcuno rinuncia. Qualcuno magari va avanti ma continua a lamentarsi, certo. E quindi il sentire comune è che è una cosa impossibile. Ci stiamo accorgendo che oramai i nostri contatti un po' girano su Facebook o sul sito del libro e così via, ci stanno chiamando. Io ho fatto consulenza a una coppia di Napoli e un'altra di Viareggio perché non sapevano dove andare a cercare quali erano i moduli da consegnare, quindi evidentemente c'è una carenza da parte dei servizi sociali. Che va a accumularsi. Ci si sente un po' abbandonati, sì, purtroppo. Ci si va sente detto un po'. Questo, nella prima fase è sicuramente vero. Finché non si passa il primo anno, per cui si arriva al fatidico decreto, il primo anno è davvero duro. Perché sei solo, devi girare in un sacco di uffici con gli orari, cioè chiunque ha avuto a che fare con la burocrazia italiana, insomma, purtroppo sa che gli uffici non sono proprio sempre accoglienti. E con mille dubbi, perché in fondo a quella fila di fogli ti immagini tuo figlio e non sai dove è, sarà già nato, non sarà nato, starà mangiando, avrà freddo, quindi hai tutta una serie di pensieri ai quali nessuno può rispondere, perché nessuno ha la più pallida idea di dove sia in quel momento lì tuo figlio, e ti vedi davanti solo una fila di fogli e quindi tante carte. La seconda fase invece è, diciamo, più in discesa, perché avendo avuto l'idoneità dal tribunale si va all'ente per l'adozione internazionale, trovi subito una persona che fa quello di mestiere e quindi anche formato in questo senso, certo, ti viene incontro, senso. Sa come accoglierti, sa cosa dirti, sa ascoltare tutti i pensieri, le paturnie, paturnie si può, si dice? Certo, le paturnie le preoccupazioni, ti comincia a darti dei consigli, io farei così, io farei in quest'altra maniera, la scelta del paese, e quindi la seconda parte uno si rilassa un po', anche perché il giorno in cui ti senti veramente giù e pensi mio figlio non arriverà mai, puoi alzare il telefono e chiamare Chiara, la nostra Chiara per noi, o altri degli altri enti. Chiara, oggi sto a terra, facciamo due parole. E quella che è importante. È importantissimo. Sempre sul tema dell'ascolto di cui abbiamo bisogno. Certo. Lo sentite voi che siete in radio, il frutto di questo dono, di questo percorso, si sente, no? Magari lo sentite in sottofondo ed è bello sentirlo qui presenti che vi hanno accompagnato, hanno fatto il viaggio con voi questi figli. Posso usare, Laura e Filippo, dicendo che nonostante la vostra forza anche di coppia, no? Che quindi tra porte vibrate, percorsi fatti, avete avuto forse un'arma, un dono, barra arma, non di poco conto, che è la fede, perché in questo senso, Filippo, possiamo insomma... Beh, è chiaro un po' la Don Camillo, tu forse in qualche caso magari, possiamo, però... L'hai dimostrato dicendo ha aiutato sicuramente, no? Il nostro percorso si installa chiaramente in una salda base di fede, che sia comunque un percorso di crescita, questo è assolutamente da sottolineare. Non siamo nati imparati, questo sì, è veramente sì, certo. E non siamo arrivati alle conclusioni che traiamo nel libro il primo giorno che abbiamo pensato all'adozione, anzi abbiamo fatto i nostri begli errori, ci siamo anche trovati a cambiare idea su certi argomenti, ci siamo trovati anche a passare attraverso qualche problema di relazione o dei problemi anche nel pensarlo all'adozione. Non siamo stati sempre come il libro ci fotografa. Santi, come dici te, diciamo che la burocrazia non sempre vi ha aiutato, quindi in questo caso è lì che testimoniamo che era facile anche rinunciare, e con tutte le conseguenze, perché era proprio quello che diceva Laura di questo sbarramento, mentre nell'ente trovate una persona formata, certo, che vi viene incontro, sembra quasi un giochi senza frontiere, dovete scavalcare questo, e molte persone, lo avete testimoniato magari anche tra i vostri contatti, dice no vabbè rinuncio, pazienza. E magari ricorre anche brutto, a una soluzione alternativa. È brutto proprio. Perché alla fine quello che succede è che un bambino rimane in orfanotrofio. È questo che dobbiamo arrivare. È lì che succede il patatrac, è che non è che siamo noi gli attori dell'adozione. Certo. Gli attori dell'adozione sono i bambini. Sono loro. In un mondo perfetto noi non avremmo adottato, perché in un mondo perfetto nessun bambino sarebbe stato abbandonato mai. E quindi la nostra disponibilità all'adozione non sarebbe mai divenuta
un'adozione, non sarebbe mai avvenuta la filiazione né con Maria né con Samuel. Per questo quello che è errato oggi pensare è che l'adozione sia un diritto o un metodo come un altro per diventare genitori. A parte il fatto che il figlio non è mai un diritto a prescindere. È questo. Nessuno, voglio dire, se non riesci ad avere un figlio, non riesci ad avere un figlio. Nessuno può procurarti un figlio, anche se tanti tentativi del mondo oggi spingono verso questa direzione. L'adozione di per sé resta comunque una legge fatta ad hoc per i bambini che hanno perso la famiglia. Si chiama, cambiato proprio nome la legge, diritto del minore ad una famiglia. Non diritto della famiglia ad avere un minore in casa, una persona bassa che ti va a mettere i diti nelle prese della corrente. No, è proprio... o i cotton fioc nelle orecchie del fratello. Però cioè, è veramente un modo di salvare un bambino. E questo siamo arrivati anche noi dopo a capirlo nel nostro percorso di formazione fatto sia dall'ENTEF ma fatto anche in un modo, diciamo così, stranamente, perché poi sembra di essere sempre critici nei confronti dell'Italia, però in quell'anno lì in Toscana fu fatto un corso di formazione per le famiglie adottanti fatto veramente bene, nel quale noi capimmo tantissime cose, che si può essere anche razzisti alla rovescio. Per esempio, andando, come ci capitò di sentir dire, a cercare di voler per forza adottare un bambino di colore. Certo. Cioè, comunque la metti una scelta, è razzismo in questo caso, perché vuol dire selezionare qualcosa rispetto ad altro, e la selezione non la puoi fare che sull'adozione. Ecco Filippo, tu hai anticipato una domanda in realtà, ecco, quello della selezione, della scelta. Oltrepassando poi un traguardo molto importante, ci troviamo quindi all'ente, significa che tutte le carte burocratiche le abbiamo superate, quindi se ho capito bene, perché veramente spesso io personalmente ma anche tanti ascoltatori hanno capito come funziona la procedura, in quel caso voi siete ritenuti idonei, giusto? Quindi una volta superato tutte le carte firmate che siete davanti all'ente, dice benissimo, Laura e Filippo sono idonei, possono procedere concretamente alla scelta. È sbagliato questo termine. Una volta arrivati all'ente. Se arrivi all'ente vuol dire che hai scelto di andare all'estero, ma per l'Italia sei già un genitore idoneamente. In attesa. Nel vostro caso, cosa è successo? Quindi concretamente, quindi siete partiti nella come? Nel nostro caso è successo che, visto le statistiche, banalmente numeri alla mano, la probabilità di adottare un bambino abbandonato in Italia sono abbastanza basse, perché per fortuna, e qui rimando ai numeri, i bambini abbandonati in Italia non sono il numero sufficiente a coprire tutte le disponibilità delle famiglie che vogliono darsi all'adozione. E siamo andati, come il 90% delle famiglie fanno, a rivolgersi all'estero, in paesi del terzo mondo, dove invece i numeri sono molto più alti, i casi di abbandono sono molto maggiori e quindi, diciamo, esiste quasi la certezza, alla fine di un percorso più o meno lungo, di arrivare all'adozione. E lì è stata una serie di scelte, una dopo l'altra, dalla scelta dell'ente, dall'ente che scegliere l'ente per una coppia che vuole adottare è più o meno come scegliere il ginecologo per la donna, ci vuole un'immensa fiducia in una persona che mette le mani in posti delicati, e così per la coppia l'ente è un gruppo di persone che lavora in una intimità della coppia che è generativa in due a quel giro lì, cioè è una cosa proprio fatta per due persone. Quindi scelto l'ente, in questo caso i cinque pani, che avevano alcuni paesi, non molti perché è un ente piuttosto piccolo, che non è né bene né male, è semplicemente è un dato di fatto, è un ente che fa pochi numeri perché è un ente che ha un numero ridotto di paesi, un numero ridotto di persone che ci lavorano dentro. Da lì, parlando, è venuto fuori il Perù, ma anche lì è stata una serie di scelte fatte un po'... Sì, ma diciamo c'era una persona che conoscevamo in Perù, ecco, ma non è un motivo valido per scegliere un paese, è un motivo come un altro mettere un puntino sulla carta, basta, finisce lì. E da lì quello che succede è che il paese che tu scegli deve validare i documenti che l'Italia ha validato. Quindi, non è scontato? Potrebbe non validare? Non è scontato, non è scontato, perché si ripete lo stesso percorso, tutto in automatico, un tribunale in quel paese
prende i documenti validati dal Tribunale italiano, di solito non succede, però insomma, diciamo, ci sono, anche perché se hai delle motivazioni, ci esistono delle motivazioni per cui il paese ti può rifiutare, è l'ente stesso che non ti ci manda. Per esempio, alcuni paesi chiedono la dichiarazione di sterilità della coppia, che deve essere proprio un esame medico che stabilisce, sancisce la sterilità. E questo anche il Perù? No. Il Perù no. Noi non avendo avuto una diagnosi di sterilità, ma sì, semplicemente di infertilità, sì, che è diverso, certo, giusto. Alcuni paesi ci avrebbero negato l'accesso. Lì è l'ente che ti ferma prima e ti dice, guarda, no, per dire un paese a caso, il Vietnam, non so se è così, il Vietnam non ci andate, tanto il Vietnam vi rifiuta perché non avete la diagnosi di sterilità. Non la prendete come un dato di fatto, è un nome a caso. E questa cosa l'ente, è chiaro, ti accompagna in questo. Viene scelto il paese che sembra più adatto per la coppia, quindi il rifiuto probabilmente non capita quasi mai, però anche lì parlo per statistiche. In quel caso alcune volte il paese straniero può chiedere delle aggiunte, delle integrazioni, se ha bisogno di notizie in più. A noi è successo per l'adozione, le pratiche che ha portato all'adozione di Samuel. A un certo punto hanno chiesto un'integrazione proprio perché raccontavamo che avevamo già adottato Maria Pilare, quindi ne volevano sapere di più, lecito, perché comunque ti daranno un figlio che è anche loro figlio e quindi vogliono sapere dove va. Come diceva Filippo, all'ente bisogna sentirsi a casa. Sì. E quindi si deve creare un rapporto di fiducia. Noi con questo ente, quando siamo andati a fare il primo incontro informativo, io credevo che mi stessero leggendo nel pensiero, su quando parlavano della loro idea di adozione, di famiglia e così via, e quindi si è detto, vabbè, noi qui siamo a casa, questo è quello che scegliamo. In Italia ci sono 56 enti per l'adozione internazionale, quindi ogni coppia può veramente trovare casa sua. Volevo fare una precisazione, certo, però, rispetto a quello che ha detto Filippo. Se si arriva all'ente vuol dire che lo Stato italiano ci ha già resi idonei, sì, il che vuol dire che la coppia è già passata davanti a un giudice del Tribunale dei Minori e gli ha fatto le tre fatidiche domande. Qual è l'età massima del bambino che si è disposti ad accogliere? Ecco, importante questo. Esatto. Certo. Se si è disposti ad accogliere uno o più minori purché fratelli, quindi 2, 3, insomma quello che la coppia decide, e se si è disposti ad accogliere situazioni di handicap oppure no. Questo diventa, le tre risposte, sì, diventano legge nel sé per quella coppia, perché chiaramente nel decreto il giudice è tenuto a trascrivere esattamente quello che la coppia ha detto e da lì non si scappa, nel senso poi il figlio o i figli che arriveranno sicuramente rispetteranno quelle questa condizioni. Questa legge, tra virgolette, questa richiesta. Esatto, questa richiesta. E infatti uno degli inghippi è che magari normalmente, cioè può succedere di arrivarci impreparati, sbagliare risposta, non perché ci sia una risposta giusta o sbagliata dal punto di vista etico, ma rispondere non perfettamente per ignoranza e poi arrivare all'ente e sentirsi dire forse era meglio fare in un altro modo e allora si deve procedere a una richiesta di integrazione e via. Quindi in quel caso è sempre bene farci un pensierino prima e alcuni servizi sociali, a dire la verità, preparano le coppie a questo. Non sempre, però al solito non c'è né un giusto né uno sbagliato, però la coppia deve essere consapevole, perché raccogliere un bambino, dire massimo 2 anni, massimo 6, massimo 10, fa la sua differenza, perché quel bambino nel frattempo tutto quel tempo l'ha vissuto in una struttura, speriamo protetta, non è detto qualche volta, e quindi poi si portano dietro tutto il loro vissuto. E cercheremo proprio di parlare di questo vissuto, soprattutto nel momento in cui avete creato famiglia, col primo gioiello, il secondo dono e quindi la seconda adozione. Poi ci racconterete se è stato casuale o no, continuare a insistere con il Perù o se l'iter vi ha portato lì. Lo faremo tra poco. Vi ricordo che avete la possibilità di intervenire in diretta con noi qui su Radio Mater attraverso
la posta elettronica diretta a @radiomater.org, il numero degli sms 331 79 14 523. Anche qui in studio, se ci sono domande, alzate il ditino, non vi vede nessuno e potete venire al microfono, magari c'è qualche ulteriore domanda, visto che siete qui presenti, che potete rivolgere a Laura e Filippo. Saluto gli amici social che ci stanno seguendo dalla pagina Facebook, in particolare Assunta, Maria Grazia, Gianluca, che ci hanno raggiunto appunto dalla pagina Facebook di Radio Mater. Piccola pausa e poi torneremo a parlare di questo meraviglioso viaggio, di questi scherzi della provvidenza, poi ci faremo spiegare anche da Vittoria cosa sono questi scherzi della provvidenza. Un applauso qui in studio e rimanete con noi. Siamo tornati in diretta da Roma con Vivere Oggi la Nostra Fede, Francesco Vitale con voi, grazie ancora a Silvia ed Enrico in regia e qui con noi Filippo, Laura, Vittoria, Don Vladimiro, tutte queste persone che sono con noi direttamente dai saloni della parrocchia di San Giuseppe al Trionfale in Roma per parlare del centuplo qua giù, adozioni internazionali e tanta provvidenza, che questo bel libro, questo bel percorso, mi piace così definire, proposto da Laura De Bolini e Filippo Fiani, i nostri autori e la nostra famiglia che in maniera del tutto normale, come ha voluto, come stiamo cercando un po' di definire in questa puntata, ha voluto intraprendere questo percorso complesso, soprattutto dal punto di vista da una parte della burocrazia, ma anche di una scelta di vita, perché ovviamente non è mai un qualcosa di scontato, il percorso delle adozioni. Torno a ripetere, mi scuserete se sono ripetitivo, ma so che magari all'ascolto possono esserci tante altre famiglie, tante altre persone che stanno vivendo, hanno vissuto situazioni simili, quindi potrebbe essere un motivo anche di confronto e di condivisione. Diretta a @radiomater.org per farci arrivare i vostri messaggi o anche tramite sms al 331 79 14 523, lo ripeto, 331 79 14 523. Tra poco apriremo anche le linee telefoniche, quindi avremo anche l'occasione di parlare in viva voce. Filippo e Laura, prima della pausa musicale, e che pausa con il Gen Verde, che insomma in qualche modo è un altro stimolo proprio per andare avanti e per rispondere anche
a questa chiamata. Ci eravamo fermati nel momento in cui, ecco, si arriva, no, al momento della scelta, scelta che, tra virgolette, abbiamo definito è un termine improprio, no? Perché non è mai un qualcosa di individuale, ma va fatto, come giustamente dicevamo, a favore e in virtù anche del bambino, della bambina, in base anche a quei requisiti di cui parlavamo prima della pausa musicale. Deve avere massimo 2 anni, 10 anni, con dei fratelli, con degli handicap. La vostra scelta, siamo nel momento in cui, uso nuovamente il termine improprio scelta, chi ha scelto chi? Ecco, magari, perché trovarvi, ecco, davanti a quegli occhi, io ce li ho ancora qui davanti, a turno qui si sono avvicinati ed è un dispiacere non prenderli e coinvolgerli, no? Però lì l'emozione è forte. Parliamo intanto dell'emozione della scelta di fare famiglia, perché in questo caso si entrava a far famiglia. Come è andata? Allora, la scelta di far famiglia era già stata fatta, sì. Chiaramente. Scelto l'ente, poi c'è l'attesa. La famiglia è nata con una telefonata. Una sera, il 12 dicembre, la Madonna di Guadalupe, riceviamo questa telefonata. Se io stavo banalmente andando a fare la doccia, sento Filippo che piange, mi immagino gli scenari più catastrofici possibili, perché insomma lui che sale le scale piangendo, è successa una disgrazia, non è passato neanche per l'anticamera del cervello che di venerdì sera alle 9 ci chiamassero dall'ente, e invece era l'ente che ci diceva che era arrivato l'abbinamento per noi dal Perù, avevano ricevuto la comunicazione ufficiale. C'era una bambina di 18 mesi che si chiama Maria Pilar e ci stava aspettando. 18 mesi. 18 mesi, 18 mesi, sì, era veramente molto, molto, molto piccola. E è stata una sorpresa per noi avere un abbinamento con una bambina così piccola. C'erano delle motivazioni, sia la nostra età che la situazione di Maria in quel momento, e quindi poi abbiamo aspettato fino a lunedì per avere le notizie della sua storia e scrivere la lettera di accettazione, perché per il Perù, ma questo cambia da stato a stato, nel momento in cui propongono l'abbinamento la coppia ha una settimana di tempo per decidere se accettare o no. Potreste pure rifiutare l'abbinamento. Va motivato. Se l'abbinamento proposto corrisponde alle disponibilità della coppia, ci deve essere una motivazione reale, fortissima, oggettiva. Fortissima per non partire, un grave lutto, una malattia, cioè non si può dire no, adesso ora c'ho da fare, certo. Vado in ferie e poi ne riparliamo. No, questo. Questo non è contemplato, il rifiuto in quel caso lì deve essere con una motivazione esageratamente seria, se no si va in automatico. Una volta che la coppia ha risposto ok, l'orfanotrofio dove vive in questo caso la bimba prepara l'incontro e ci danno la data, e a noi ci hanno dato una data bellissima, noi abbiamo visto nostra figlia il 6 gennaio, l'Epifania. Oh, che bello. Quindi dal 12 dicembre al 3 gennaio, preparativi, siamo impazziti. Ripeti la data dal 12 dicembre al 6 gennaio. Quindi, oltre un avvento, anche un Natale, sì, da vivere, sì, una in cosa, attesa, ecco. Una cosa pazzesca, un avvento Natale vissuti nei preparativi del viaggio. Questi preparativi, perché poi arriviamo anche lì, come sono stati vissuti? Lo chiedo a entrambi, no? Alla fine, Filippo, cioè... voi non lo vedete in radio, no? Ma sta facendo un'espressione. Io ho dovuto fare l'ingegnere freddo e calcolatore. Sì, ha fatto un'applicazione. Ha studiato apposta per fare l'ingegnere, d'altronde io sono il marito dell'ingegnere. Cioè. Comunque, zitta. Ha detto piagnone perché zitta, non era fuori zitto, campo. Zitto pure tu, così. Ora tocca a me. Vai. No, sta mascherando, è un programmatore. Come si dice a Roma, l'uomo è uomo e ha da... Non siamo, si può nazionali, dire perché alla radio... Siamo nazionali. Quindi. Comunque io mi sono comportato perfettamente da uomo, nel senso che ho mantenuto un freddo distacco. Mi ricordavo quelle lacrime per le scale. Ho iniziato a piangere 3 secondi dopo la telefonata e ho smesso qualche settimana dopo. Prima siamo tornati a casa. Ecco. Qui ho dei vaghi ricordi dell'adozione, tra le lacrime, gli svenimenti, cioè non è che ho grandi ricordi di preparativi. So bene che è stato duro aspettare un mese quasi dall'abbinamento alla partenza, e quello è un momento veramente duro, perché sai che lì c'è tua figlia, e da quel momento in cui ti dicono è lì,
se tua figlia o tuo figlio, perché poi dopo la stessa cosa abbiamo vissuta per Samuel, se non è cambiato niente, perché abbiamo saputo un mese prima di partire che Samuel era ad aspettarci in un orfanotrofio di Arequipa. Ma è un altro orfanotrofio sì, rispetto un'altra prima, città, che una città, perché sono due adozioni distinte, sono diventati fratelli, ma non erano una coppia di fratelli, quindi abbiamo fatto due viaggi in Perù. L'attesa è snervante, perché non sai dove è, non sai cosa fa, cioè, a quel punto tu hai un figlio, è chiaro, è netto nella tua testa che sei genitore di qualcuno che non vedi, che non sai dov'è, che non sai che fa, se lo trattano bene, se lo trattano male, piangerà, dormirà, sarà ammalato, avrà la febbre. Poi, a posteriori, credo a Samuel di avergli fatto un gran torto ad averlo portato in Italia, però se valuto l'orfanotrofio dove viveva, che era una casa di giochi fatta per i bambini, piena di assistenti donne, anche zona piacente, interessanti, erano delle belle ragazze tutte del nord Europa che facevano volontariato, il giorno che lui vedrà le fotografie... È un attore, dovete pazientare così, purtroppo è fatto così, è proprio così, mi immagino Laura, insomma, a casa... Però... Il giorno che Samuel vedrà le foto, va bene, delle donne a cui era in collo, mi dirà, babbo, ma perché mi hai portato via era da lì? Era proprio così, babbo, proprio così, babbo, è proprio così, chiaramente... Esatto. Babbo, ma te... sacco di fatti tuoi te li potevi fare no. È fatto così, Filippo. Va, provo a tornare dalla mamma e così, no? A proposito di mamma, Laura, cioè, cerco proprio di entrare, no? Di tornare indietro nel tempo in cui per quella telefonata mi commuovo io e credo che forse si commuoveranno anche i nostri ascoltatori e le ascoltatrici. E io ti ho chiamato mamma perché siete genitori, quindi tu in quel caso eri ufficialmente, burocraticamente, come mamma. Dicono le carte che a noi non ci piacciono, però mamma. Mamma, certo. Parliamo della prima, di Maria Pilar, no? 18 mesi, no? È stata una... C'è stato un momento magari che ti immaginavi, come hai vissuto questa attesa? Come te la immaginavi? Perché magari allora, tutto questo, perché pochi giorni, ma in realtà sarà sembrato veramente una gravidanza, per mettere certo. Il termine. No, forse assolutamente. Anche questo è come se l'avessi anche tu in grado assolutamente. Per cercare di pensare, lui diceva come sarà, ma tu come donna e come mamma, anche in vista di una maternità, come hai immaginato questa bambina? Prima di tutto... Io sono rimasta sconvolta quando mi hanno detto l'età, proprio perché noi avevamo dato la disponibilità per bambini anche molto più grandi e all'ente ci avevano detto guardate sono poche le coppie che danno disponibilità per i bambini più grandi, quindi sicuramente l'abbinamento arriverà con bambini in età scolare, quindi io mentalmente, poi anche per deformazione professionale, ero già orientata alla scuola, alla cartella, alle maestre, il dialogo con loro, l'ingresso a scuola che è tutto un capitolo molto... delicato dell'accoglimento dei bambini in famiglia quando vengono appunto adottati. Lo sto rivivendo in questi giorni, una mia collega è tornata adesso dalla Lituania con due figli di 6 e 8 anni, per cui stiamo cominciando il percorso per l'inserimento a scuola e è un passaggio molto delicato, quindi io ero tutta proiettata su questo. Alla telefonata 18 mesi io sono crollata, perché 18 mesi, i pannolini, le pappe, lo svezzamento, mi sentivo totalmente inadeguata ad affrontare una situazione del genere, totalmente impreparata, e ho dovuto veramente fare uno sforzo di immedesimarmi nella parte, l'avevo sentita quasi come una finzione, no? Sì, vabbè, ma non sono mica mamma per davvero, e invece no, poi sono, invece sì, ebbene sì, sono mamma per davvero. E la cosa che mi ha consolato tanto in quei giorni è vedere la fila di amici e parenti che nel momento in cui hanno saputo che eravamo diventati genitori ci hanno portato milioni di cose, veramente, no? Come si, per condividere questo momento di gioia, lo condividi, no? Ti presto il seggiolino per la macchina, ti do i vestitini, questo te lo do perché lo lasci laggiù ad orfanotrofio perché ne hanno bisogno. Noi siamo partiti con due valigie di roba regalata dagli amici per lasciare nell'orfanotrofio dove era Maria Pilar, proprio come se, ma quasi quasi anche loro volevano dimostrare la loro riconoscenza nei confronti di persone che non conoscevano, ma che di sicuro avevano accudito nostra figlia, perché poi sì, c'è questo pensiero, è lì che si fa un altro salto di qualità, no? Nel dire che i figli sono tutti in affidamento. Noi ci siamo dovuti fidare della provvidenza che sicuramente aveva messo in quel momento nostra figlia
nelle mani di persone che si prendevano cura di lei. Perché io dovevo fidarmi che in quel mese, da quando sono diventata mamma a quando l'ho incontrata, qualcuno le ha dato da mangiare, qualcuno le ha cambiato il pannolino, qualcuno l'ha messa a dormire, le ha dato il biberone. Io non l'ho fatto in quel mese, però ho pensato e anche pregato per chi in quel momento lo faceva al posto mio, fino a che non sono potuta arrivare io a farlo di persona. E è stato un mese intenso. Arriva quel 6 gennaio, partite. Arrivate lì, è il momento in cui vi trovate occhi occhi, cuore a cuore. Dormiva, dormiva. Ci hanno fatto affacciare alla stanza e poi, siccome stava dormendo, ci hanno sbattuto fuori, perché i bambini mentre riposano non si disturbano. Neanche in un reparto di ostetricia, cioè proprio niente. In un collegio svizzero, secondo me sarebbero stati. E quindi fuori ad aspettare. Due ore. È stato calmo o ha assolutamente ha continuato a piangere. Evidentemente, con tutto il resto del percorso, ha continuato a piangere, si è aggrappato alle stecche del lettino, non voleva uscire. Io pensavo che chiamassero quelli della sicurezza, per cui non ti sentono. Mio marito. Si chiedeva di chi stessimo parlando, Filippo. E quindi ci hanno sbattuto fuori, fino a che tutti i bambini, erano una cinquantina di bambini residenti in quella struttura, non avevano finito il riposino. Il riposino è sacro. Giusto. Erano le due, e alle due si riposa. Fino alle 4 non ci hanno fatto rincontrare Maria. Quindi noi siamo arrivati nel momento della merenda. Però avete visto che dormiva con gli occhietti chiusi? Era una meraviglia, era bellissima. Me la ricordo. Non avete potuta neanche sfiorare perché... Niente. Aveva un vestitino rosso meraviglioso. Stavo cercando di disegnare, quindi di far vedere un po' anche... Questo con la radio magari si può provare a fare, un po' queste immagini. Entrate, vedete... Questa bambina nel lettino, il cuore che ha batte forte a mille, la potete solo vedere poi fuori. Adesso fuori ad aspettare, così. Fuori ad aspettare, potete andare a pranzo intanto. Certo. Sicuramente una gran fame, un gran appetito, Filippo? Sì, vedi questo gonfiore che ho qui nel collo, qui. Ecco, questo non è ancora, si vede, non si vede. È ancora il boccone del pollo del Kentucky Fried Chicken che è rimasto qui, perché l'ho proprio digerito benissimo. È stato un dramma poterla passare la mattinata intera al ministero, perché aspettavamo il documento per poter entrare in un orfanotrofio, certo. Perché chiaramente parliamo di una struttura estremamente protetta. Il Perù di per sé è un paese che fa molta attenzione ai bambini e sono estremamente precisi e soprattutto vanno a lavorare sulla sicurezza, perché esiste un problema che è quello del mercato dei bambini in tutti i paesi del terzo mondo, perché i bambini, soprattutto gli abbandonati, spariscono, lo sappiamo benissimo. Il Perù fa molta attenzione e entri in un orfanotrofio dello Stato che è protetto da delle guardie armate. Da noi nessuna casa famiglia in Italia ha non solo una guardia armata, ma neanche un portinaio o una guardia, cioè capisci? Lì funziona in un modo completamente diverso. Non è stato possibile per noi lasciare in orfanotrofio neanche dei vestiti, perché sarebbe stato un tentativo di corruzione, perché loro sono tutti funzionari statali e anche se gli lasci una valigia di vestiti, il rischio è che questo possa significare del favoritismo, non lo so, una sorta di obolo per una scelta che non sappiamo quale poteva essere eventualmente cambiata, perché a noi c'era abbinata sia Maria Pilar sia Samuel, per cui le cose erano estremamente chiare fin da subito. E quella visione che tutti possono anche ammirare dal nostro blog, esperandomaria.yanix.net. Ripetiamolo bene, com'è il blog? esperandomaria.yanix.net, che è il primo blog sull'adozione che abbiamo fatto, seguito da esperandosamuel.yanix.net, che è quello sull'adozione di Samuel. Chi è curioso può andare a vedere, lì c'è la fotografia di come l'abbiamo vista, di come l'abbiamo lasciata, e immaginatevi come posso aver... Laura, poi che unghiate posso aver lasciato nel lettino. Lasciate stare Filippo. C'è anche la foto, anche la foto di Maria che passa i fazzoletti al babbo mentre lo vede piangere e lo guarda come dire, ma chi sarà questo?
e ancora oggi è vero, no? Insomma, beh, quello rimane, non si può. No, quello rimane, quello rimane. Nel momento in cui l'avete potuta, immagino, no? Poi dopo calma. Si va per gradi, perché il contatto fisico è una cosa che si conquista. Siamo comunque estranei per lei. All'inizio la relazione è totalmente asimmetrica. Io sono già mamma, mi sento già mamma. Lei non è figlia, non si sente figlia, non ha la più pallida idea di cosa voglia dire essere figlia, se è così piccola. Per quelli più grandi, essere figli talvolta è un ricordo brutto, legato a sofferenze. Quindi per ritornare ad essere figli, per conquistarsi il diritto del contatto fisico, con calma. Lo stiamo vedendo adesso, calma. Lei non si è fatta toccare da noi, non è venuta in braccio a noi. Sono venuti in braccio a noi tutti gli altri bambini che erano lì intorno a guardarsi la scena, quelli più grandini specialmente, che ci chiamavano mamà, papà, perché sapevano benissimo che noi eravamo mamà, papà per qualcuno. Certo. E che speravano ad essere loro, e quelle sì che sono pugnalate nello stomaco e nel cuore, perché in quel momento li porteresti via tutti. Quanti ne posso nascondere in borsa? Non faresti distinzione. Invece per fortuna la regola ti protegge, perché l'abbinamento è per lei e solo per lei. La regola protegge voi, protegge soprattutto certo, loro. E certo, protegge loro, perché soprattutto ci permette anche di ricapire l'importanza di questa scelta, che non è, per me, il termine forse poco delicato, ma aiuta a far capire una questione di moda. Noi tante assolutamente volte abbiamo parlato, no, un figlio, una figlia, una questione di immagine. Non sono cose che si fanno sull'onda dell'emozione. E lì è chiaro che cosa significa, perché si percepisce, si tocca. Faccio sentire proprio con mano cosa significa, no? Lasciare. Hai detto bene, me li porterei tutti, nonostante magari lo sbaglio in quel senso, perché non farei il loro bene, ma per capire anche cosa provano loro. Certo. E questo ci ricollega sulla scelta. Invece per Samuele è stata un'esperienza ovviamente ugualmente emozionante, ma molto diversa, perché intanto Samuele aveva 3 anni quando c'è stato abbinato. C'è stata la solita telefonata, anzi no, lì non c'è stata la telefonata, lì c'era, e nel frattempo internet si era evoluto. Filippo dice io cosa? Noi siamo l'unico caso al mondo in cui il marito dice alla moglie siamo incinti, perché è Filippo che, guardando sul sito del Ministero Peruviano che pubblica mensilmente gli abbinamenti, ha trovato un righino scritto coppia italiana con figli, ente i 5 pani, quindi potevamo essere noi, abbinamento bambino 3 anni Arequipa, e lui mi chiama, dice siamo noi? E fa, non lo so, perché con i 5 pani di famiglie con ce figli eravamo in 2 in quel momento, quindi o eravamo noi o era l'altra coppia, poi eravamo noi, però è stato lui a trovare l'informazione. Di lì a 2 giorni è arrivata la notifica ufficiale, quindi la seconda telefonata che ci diceva ci siamo, si parte, e quindi c'è un bambino, si chiama Samuel, è a Arequipa, noi abbiamo fatto la nostra lettera di accettazione, ci abbiamo pensato un attimo, sì vabbè andiamo, e ci hanno risposto appunto che l'11 di novembre avremmo incontrato nostro figlio, quindi di nuovo i preparativi per il viaggio, e l'11 di novembre l'abbiamo incontrato. Lui era stato preparato, aveva ricevuto foto nostre, e le operatrici della casa, dell'hogar, gli avevano fatto capire chi era papà, chi era mamà, la sorella. Quindi lui ha sceso le scale vestito con i vestiti della festa, era quasi 30 gradi, l'avevano vestito con i pantaloni di velluto a coste, poverino, era sudato come una capretta, però ha sceso le scale e ci ha chiamati papà, mamà. E quella è stata un'altra emozione che non avevamo provato con Maria, e lui ci è venuto subito incontro, perché era stato la diversità, la differenza. Esatto, un nuovo inizio da tutti i punti di vista. E lui racconta con orgoglio che il giorno che ha incontrato sua sorella gli ha portato un regalo, una cosa preziosissima, un sacchetto di pesciolini di gomma comprati all'acquario di Genova, insomma roba di alto livello, però lui ci ha giocato un sacco, e comunque sia quello è il regalo che gli ha fatto sua sorella quando l'ha incontrato, quando è venuta a prendermi, lui ti racconta, proprio questo senso appartenenza ora lo contraddistingue. Poi si menano
24 ore su 24, è, ma è corretto, sono correttamente fratelli, poi loro sì che sono normali. Il tempo, come al solito, potremmo anche azzardare uno sforamento, non lo possiamo fare, ma come vediamo il tempo sta finendo e quindi dobbiamo un po' andare a chiudere il cerchio, però mi farebbe piacere condividere con voi, uno, il ritorno in Italia e quindi anche la routine, la solita routine come viene definita, con la quotidianità con questi figli, e poi questo bello scherzo della provvidenza che poi dopo vi, un po' al contrario rispetto ai vostri progetti umani, no? da cui eravamo partiti, vi ha reso ancora una volta genitori in maniera del tutto inaspettata. Filippo, vuoi raccontare tu? Che ti devo dire? Io ero a letto e a un certo punto lei mi domanda, ma siamo sicuri che io non sono incinta? E io la guardo, lo domandi a me, io non... come non c'entra niente. Però è andata così, che in una mattina di febbraio, dopo il ritorno a casa con Samuel, che abbiamo adottato a fine del 2014, si parla del marzo 2015, e mia moglie si è accorta di essere incinta. E come si dice, senza far niente, è un capitolo del libro. No, non è senza far niente, è che semplicemente il nostro progetto di coppia, il nostro progetto d'amore non è mai andato in stand by, non è mai andato in cantina. Per cui abbiamo comunque sempre creduto che potesse essere una strada percorribile. Anche perché purtroppo non abbiamo mai potuto fare affidamento su quella che era la diagnosi o la medicina. Certo. Perché la scorciatoia della fecondazione artificiale, ne ha parlato prima Laura, è una scorciatoia che viene proposta tout court e che secondo me, penso anche secondo qualcuno più informato di me, taglia un po' quello che sono le ricerche sulle coppie. Qui a Roma chiaramente ci sono degli ospedali, che cos'è il Gemelli, Laura? Sì. Il Gemelli è un ospedale che chiaramente sulla fertilità fa degli ottimi studi, però la Toscana è all'avanguardia su tutte le altre pratiche di fecondazione artificiale. Da noi va di moda comprare gameti e cercare di fare di sfondare ogni muro e ogni limite della fecondazione eterologa, e per cui è abitudine che chi ha dei problemi gli viene fornita una scorciatoia, ma per noi curare con la fecondazione artificiale un'infertilità è come curare una tetraplegia con una carrozzina, cioè, non è una cura, parliamoci chiaro, la persona magari si muove lo stesso, ma non è certo curata nella sua malattia, e non abbiamo mai accettato questa cosa, per cui... La gioia, va bene, di scoprirci fecondi anche da questo punto di vista e diventare genitori anche in questo modo, per noi è stato veramente l'inizio di un'avventura che è finita nel libro, che è nel titolo. Che vi invito veramente a leggere, il centuplo qua giù, adozioni internazionali e tanta provvidenza, a seguire anche il blog, perché qui è un viaggio senza... veramente irripetibile, no? In questo senso unico e pieno di emozioni. Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei vedere se riusciamo, almeno un paio, magari tempo permettendo, di telefonate, di testimonianze di qualche nostro amico o qualche nostra amica qui su Radio Mater. Come dicono nei grandi show, via le telefonate 031 64 6000 per intervenire in diretta con noi, 031 64 6000, per i più timidi c'è sempre la nostra email diretta@radiomater.org o il numero degli sms, il 331 7914 523. Qualche minuto di pausa e poi torniamo nella terza e ultima parte di Vivere Oggi la Nostra Fede, uno speciale dedicato alle adozioni. A tra poco. Cielo, e in fondo.
Rientriamo amici e amiche di Radio Mater nella terza e ultima parte di questo speciale Vivere Oggi la Nostra Fede, dedicato alle adozioni internazionali e soprattutto alla provvidenza. Io davvero inizio a ringraziare fin d'ora Filippo e Laura che dalla Toscana, dalla provincia, come ho detto, di Arezzo, e l'altro invece dalla provincia di... Tutti e due della provincia al microfono, Filippo, se no non ti sentono. Ecco. Tutti e due provincia d'Arezzo. Due province differenti, ma insomma... No, ecco. La provincia è sempre la stessa, due comuni diversi. Comuni diversi. Cioè, il mio più grande del suo, ecco, perché è più importante. Quello volevo dire, la differenza è quello, bene. Che dalla Toscana sono arrivati qui a Roma per condividere insieme questa bellissima storia, un'emozione dedicata appunto alle adozioni. Io non so se qui tra i presenti qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, no? Insomma, non vi vede nessuno, insomma, però ecco, rimasti senza parole. Ecco, qui ecco, abbiamo, ecco, così perlomeno abbiamo prendiamo un coraggioso, il tuo nome? Manuel. Sì, Manuel da Bracciano. Fanta, provincia di Roma, giochiamo sì, in casa. Sì, giochiamo okay. In casa. No? Vai Manuel. È un cammino particolare, quindi è diciamo un cammino di santificazione particolare quello che loro hanno vissuto. E volevo chiedergli, sicuramente avranno avuto dei momenti di tentennamento, delle prove, e qual è il risultato proprio per la fede provata, in questo caso, che loro hanno riscontrato, quello più forte? Chi risponde? Laura. Grazie Manuel intanto. Grazie. La nostra esperienza è che il Signore risponde sempre, anche quando noi fatichiamo a sentirlo. Meditavo una sera, diciamo, abbiamo fatto un incontro con delle famiglie in una parrocchia vicino a casa nostra, eravamo in tempo di Quaresima, Abramo che deve sacrificare Isacco. Sembra una follia, che Dio è un Dio che prima ti dona un figlio e poi dopo te lo richiede subito, immediatamente dopo, ora me lo riprendo. E la storia dei genitori adottivi è un po' questa, sembra un Dio crudele quello che ti chiede il figlio, lì in quel caso prima ancora ad avertelo dato, no? Però Abramo, che è veramente il nostro maestro nella fede, no? Che fa quest'atto di fede gigantesco, Isacco ce lo mette sull'altare, cioè era pronto col coltello, non è che ha fatto finta, era intenzionato ad andare in fondo, e Dio lo ferma chiaramente perché ha capito, no? Dice, a questo punto so che non mi avresti rifiutato il tuo figlio, e cosa ci mettono i genitori che non sono genitori su quell'altare? Il desiderio di essere famiglia. E Dio provvede in maniere misteriose, con i suoi tempi, c'è cioè da imparare anche a accettare, ecco, il tempo della provvidenza e quello dell'affidamento. Quindi il salto di fede è proprio questo, una disposizione a crederci veramente in questa provvidenza che lavora, basta dargli spazio. Non tutti i giorni è facile, e in qualche tempo passato è stato molto difficile accettare questo, però basta dargli spazio, poi si vede, si sente e si vede l'opera che compie. E la provvidenza dà i propri frutti, e qui abbiamo un esempio, no, di questo piccolo gioiello, vero? Insomma, sì, si è fatta sentire Elisabetta ora. Elisabetta, è giusto, è vero, tesorino. Qualche altra domanda qui? Abbiate coraggio, usate. Sono sicuro, sì, le vedo, le percepisco. Una curiosità, una condivisione, non ci credo. Intanto aspettiamo, anch'io devo dire una cosa rispetto a quello che sono le nostre prove. Per fortuna siamo esseri relazionali e non transazionali, cioè non abbiamo mai una somma zero nei nostri rapporti tra persone. E la famiglia è l'ambiente per eccellenza dove la somma non è mai zero, dice la nostra, copiando un po' da alcuni più grandi di noi, la famiglia è un posto dove i dolori si dividono e le gioie si sommano, per cui è chiaro che le prove che abbiamo dovuto superare hanno sì a volte creato il problema di far ammalare la relazione, perché le relazioni comunque si ammalano, ma se crediamo che possano guarire, e ci mettiamo sempre il solito innesto nella fede, come abbiamo fatto per tutte le nostre azioni, e viviamo il matrimonio con Cristo, quindi in tre, non in due,
le prove si superano. Io penso a tante situazioni simili, no? A me personalmente ha colpito, e ritorno un po' all'inizio, che può sembrare banale, può sembrare scontato, però in realtà è quello che è un po', per citare le parole anche di Papa Francesco, caratterizza un po' la carta d'identità nostra, no? Del cristiano. Questa fede che avete avuto sia a livello personale ma anche come bellezza di coppia, che caratterizza poi tutte le altre coppie, perché la famiglia è una. Voi con un dono in più particolare, un bel percorso, una scelta intensa, ma sicuramente che vi ha reso ancora più uniti, più, no, con le radici ben radicate, mi verrebbe da dire, come famiglia. Ti chiedo, Filippo, lo chiedo anche a Laura, abbiamo poco tempo, però secondo me è importante far arrivare anche questo, a tanti amici e tante amiche che magari si trovano in una situazione simile, intraprendere questo percorso magari, ecco, dell'adozione, che cosa vi sentite consigliare, può essere forse azzardato, ma comunque di suggerire, premesso che ogni storia è unica, ripetibile nel percorso, partendo dalla vostra esperienza. Filippo. Posso rubare una sì, frase? Sì. Non abbiate paura. È l'unica cosa che serve, perché nel momento in cui io metto nelle mani di Dio la mia vita e gli dico a Lui scegli, in questo percorso Lui sceglie sempre bene. Sceglie sempre bene per la coppia e sceglie sempre bene per il bambino che ha perso la famiglia. E tutte le paure che uno può trovare, che vanno dalle cose più banali, dal costo che uno deve affrontare, perché ci sono anche dei soldi da spendere, o dalla malattia di un bambino che può arrivare malato, o da quello che possono essere i legami che si creano, che possono non essere inizialmente dei legami saldi, simmetrici, come diceva prima Laura, cioè tu diventi genitore ma lui non è ancora tuo figlio, comunque non è solo tuo figlio perché ha altri genitori, che stasera non abbiamo mai affrontato il tema della asimmetria genitoriale. Certo. Queste sono cose che si superano, sono cose che se ci mettiamo nelle mani di Dio le superiamo, perché è Lui che in qualche modo si fa garante della buona riuscita delle nostre buone intenzioni. Laura. Come Dio ci dà il rapporto con Dio e la Chiesa, anche nell'adozione, nel suo piccolo, perché poi tutto è specchio, no? Di quello che è la creazione. Non abbiate paura, affrontate la cosa, quello che è importante è la comunità, fare rete, che incontrare altri che sono nel percorso, che l'hanno già fatto. Questo è indispensabile, indispensabile non affrontarlo da soli. Non siete soli, non siamo soli, ci si sostiene a vicenda, si prega l'uno per l'altro. Io, mentre siamo qui, tutte le volte che parlo di queste cose ho in mente coppie che stanno aspettando di diventare genitori, sono già diventati genitori insieme a noi, o comunque sia, mi hanno dato la gioia immensa di chiamarmi quando sono diventati genitori, perché poi al momento della telefonata ne scaturisce un'altra 5 milioni di telefonate, chiaramente. Quindi non siete soli. E noi lo offriamo come servizio di accompagnare le coppie che ne hanno bisogno, e anzi, se voi della radio avete i nostri contatti, se qualcuno chiama perché ha bisogno anche solo di una indicazione, veramente, dov'è un ufficio piuttosto che un altro, o una parola di conforto, noi lo facciamo più che volentieri, perché veramente abbiamo ricevuto tanto in questo percorso, e come dice, no, a chi è stato dato tanto viene chiesto, e questo è il nostro piccolo contributo alla comunità. Il centuplo qua giù, Adozioni Internazionali e Tanta Provvidenza, il libro, il racconto e il viaggio di Laura De Bolini e Filippo Fiani. Siamo in chiusura, una piccola parentesi, e la chiedo alla distratta del gruppo, la nostra Vittoria Terenzi del Movimento Pro Santitate, che stava messaggiando e postando sui vari profili social questa serata in diretta. Un regalo lo facciamo agli amici di Roma, che per caso volessero venirli a incontrare di persona, hanno un'opportunità domani pomeriggio? Domani pomeriggio saremo alle ore 16 con Laura e Filippo. Meglio alle ore 18. Alle ore 18, è vero, 18. È vero. Fa caldo a Roma. C'è la prima parte. Ho visto gli occhi spaventati di Laura e Filippo, quindi insomma questa è...
Non c'è, esatto, meglio alle ore 18. Alle ore 18 da il Gianfornaio a Via De Gracchi. Ci trovate lì per parlare di famiglia, adozioni, scherzi della provvidenza. Continueremo a scherzare con Filippo e Laura, a cui ovviamente dovranno tornare in Toscana, ad Arezzo, però noi ormai, cioè, abbiamo firmato, come si dice, una liberatoria, no? Quindi ci sentiremo e continueremo questo percorso anche a beneficio di tante persone che ne dovessero aver bisogno. Come abbiamo iniziato, andiamo a chiudere, torniamo da Don Vladimiro, al quale, che è rimasto qui, lo posso testimoniare, di solito, insomma, è sempre, quindi siamo riusciti a tenerlo. Perché è stato avvincente racconto, questo sì. Ha seguito con, come si dice, sacerdotale silenzio l'incontro. E sai che sensazione ne ho ricavato? Che deve essere divertente vivere in questa famiglia sì, qui. Sì, è vero, l'ho percepito perché, anch'io. Percepito. Tant'è che leggendo, sfogliando il loro libro, no, in fondo, a pagina 153, quando si presentano, vivono a Terranuova, Bracciolini, sposati nel 2001, fidanzati dal 1992, ma per sicurezza si conobbero all'asilo nei primi anni 80. Ecco, io credo che questo forse sia il taglio, il tono con cui vivono in questa famiglia, quindi deve essere divertente. Perciò penso sia una bella avventura anche per i figli. Facciamo un applauso a questa coppia che veramente è veramente, anche a nome di tutta Radio Mater, un ricordo reciproco, ma nella preghiera, soprattutto per questo bel percorso, di questo bel viaggio di famiglia insieme. Don Vladimiro. Quindi un Ave Maria, diciamo, per loro, innanzitutto per questa coppia, per tante coppie che hanno così fatto questa scommessa come Abramo, no? Sugli affidi, sulle adozioni, per quanti ci hanno seguito questa sera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente, per i meriti del preziosissimo sangue di nostro Signore, del cuore immacolato di Maria, benedica voi tutti che ci avete seguito, in modo particolare le persone ammalate e sole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e buonanotte. Grazie Don Vladimiro, grazie a Vittoria Terenzi del Movimento Pro Santitate, grazie a Filippo Fiani e a Laura De Bolini per la vostra meravigliosa testimonianza, ai vostri figli, al vostro essere famiglia, grazie al nostro pubblico che qui ha seguito veramente, è stato presente e ha condiviso questo momento, e grazie anche a tutti voi amici e amiche di Radio Mater per averci seguito anche in questa puntata. Un grazie anche va ai miei angeli custodi, Silvia ed Enrico in regia, da Roma, da Francesco Vitale, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Ci sentiamo presto. Ciao!
Cari ascoltatori, dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Vivere oggi la nostra fede, meditazione spirituale a cura di Francesco Vitale. Grazie per l'ascolto. Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.